Abbiamo voluto scegliere proprio questo giorno per tornare in piazza e chiedere ai rappresentanti istituzionali di dare seguito all'esito del referendum. Vedo tanti volti qui che hanno dato una mano per il referendum e per ottenere quello che abbiamo ottenuto, ed è bello vedervi in Parlamento adesso, lo sognavamo questo, e quindi un grazie a voi. Il Parlamento è supremo, ma supremo è il popolo, e il popolo italiano ha già deciso, quindi tocca a voi davvero di tradurre questo concretamente, ve lo aspettiamo e dovete farlo, è un dovere morale, dico io come prete, come missionario etico, che avete in questo momento, e penso che ci sono i numeri per poter arrivarci. Guardate che sull'acqua ci giochiamo tutto, dovete dichiarare l'acqua un diritto fondamentale umano, l'acqua è la madre di tutta la vita. Guai a chi tocca questa madre, maledetto! Tutti i deputati, i senatori si sono riuniti qui oggi per celebrare i 2 anni dall'esito referendario, ma anche per ribadire che questo referendum è stato aggirato dalle recenti leggi dello Stato, ed è per questo che i cittadini non possono essere presi in giro. Quasi 27 milioni di italiani hanno votato i quesiti referendari per dire sì alla ripubblicizzazione dell'acqua e no al nucleare e sia alle energie rinnovabili, e dunque il Parlamento deve farsi carico di rispettare questa volontà popolare, ed è per questo che abbiamo costituito già da oggi un intergruppo parlamentare che si dovrà far carico di prendere la legge di iniziativa popolare sull'acqua, aggiornarla rispetto alle normative attuali, presentarla in Parlamento e ridare finalmente giustizia ai 27 milioni di italiani che si sono espressi su questo tema. Il finanziamento verrà poi definito attraverso quello che è il testo di legge, ci stanno lavorando direttamente i promotori del referendum e si tratta di andare a pescare un po' della fiscalità generale, di creare un fondo specifico per poi rimettere a posto tutto il comparto idrico. Ci vogliono 40 miliardi di euro, la Cassa Depositi e Prestiti potrebbe essere di aiuto in questo, sulle ripubblicizzazioni soprattutto. Oggi, a 2 anni dal referendum sull'acqua che ha sancito il ritorno all'acqua pubblica, c'è la nascita di un gruppo interparlamentare. Comunque un fatto importante, anche se in piazza oggi abbiamo visto pochi esponenti del PD. Lei ci crede a una ripubblicizzazione dell'acqua in questa legislatura? Io ci credo, ci voglio credere, ci devo credere, perché è scontato non solo che ci sia un gruppo interparlamentare, ma è scontato che un Parlamento dia atto all'esito del referendum, perché se no allora non capisco di che cosa parliamo. Cioè, la democrazia, uno dei modi più alti di essere democratici è quella di fare un referendum, ed è quella che affinché i cittadini vengano tutelati dal Parlamento rispetto alle loro scelte referendarie, e questo io e il Movimento 5 Stelle lo faremo al 100%. Noi abbiamo costruito nel 2006 la proposta di legge di iniziativa popolare presentata in Parlamento, abbiamo costruito il referendum insieme ai comitati, noi siamo quei comitati, noi siamo quest'acqua pubblica, ed è quello che faremo, è uno dei nostri punti del programma principale e lo faremo al 100%, invitiamo tutti quanti a farli. Parteciperemo sicuramente al gruppo interparlamentare, ma ci sembra il minimo, anzi paradossalmente ci sembra assurdo che ci sia bisogno anche di un gruppo interparlamentare per dare via alla legge che impone il referendum che hanno vinto gli italiani. È normale in un paese democratico, se non è così c'è qualcosa che non va.